Buongiorno a tutti! Oggi vi propongo un video make-up ispirato alla maschera che ho realizzato nel video precedente. Allora, inizio stendendo il mio fondotinta. Andrò a miscelare il fondotinta Puro Bio nella tonalità 1 e il fondotinta di Sephora nella tonalità 14. Passo al correttore e utilizzo prima questa base arancio che ho comprato da Wycon e poi utilizzo il mio correttore fantastico che è della MAC e lo utilizzo nella colorazione NC15 e lo stendo con il pennello di Real Techniques Pointed Foundation Brush, spero di averlo pronunciato bene, e poi vado ad illuminare le mie occhiaie con questo altro prodottino di MAC. Poi passo al contouring, utilizzo la mia palette Moolak, che come sapete io amo alla follia, e faccio un mix fra Artemide ed Hera, che sono le due creme. Passo un velo di ciglia utilizzando il pennello di Real Techniques Blush Brush, poi passo ad rinforzare il mio contouring con Morfeo, sempre di Moolak, e vado a sfumare per bene. Inizio con gli occhi, vado ad applicare lo Shadow Insurance di Too Faced, che è una base per l'ombretto che non mi fa per niente impazzire, però avevo solo quella in quel momento. E applico nella piega dell'occhio, sfumando per bene Toast di Moolak. Prendo la mia palette Duo Chrome che io amo alla follia e ho deciso di utilizzare questo color celeste che non avevo mai utilizzato come base del mio trucco occhi perché poi metterò i glitter e vado a stenderlo direttamente con le dita perché secondo me questi Duo Chrome rendono di più se vengono stesi con le dita. Poi vado a sfumare il tutto e adesso passo alla parte bella. Utilizzo la colla Duo che mi era arrivata da un sito cinese e applico dei semplici glitter da bricolage, quindi non sono glitter per make-up. Vi consiglio di fare attenzione se lo fate perché se vi finisce un glitter nell'occhio sono veramente guai. E ho fatto questa sfumatura dal verde all'azzurro. Vado ad applicarlo veramente con tanta cura. Dopodiché passo ad illuminare il mio angolo interno con questo Moon Shadow di Kiko che amo alla follia, veramente. È il numero 01 e fa parte della collezione Midnight Siren. Se siete fortunati potete trovarlo ancora in sconto, è bellissimo. Poi traccio la mia linea di eyeliner con l'eyeliner di Moolak, però vado poi a utilizzare un eyeliner di Wycon Waterproof con cui mi trovo molto meglio. Le mie sopracciglia le faccio con la Brow Divine di Nabla nella colorazione Neptune e poi le vado a pettinare con il pettinino che c'è dall'altra parte della matita. E passo al mascara della mia vita che come sapete è il Better XX di Too Faced, fa delle ciglia da urlo, io ho delle ciglia veramente molto sfigate. Dopodiché vado a illuminare con EOS di Moolak che è la crema più chiara. Come blush utilizzo Scar di Moolak, come vedete nel video è arancione, però io lo uso tutti i giorni perché è un blush stratificabile come tutti i blush Moolak che io adoro. Vado ad illuminare i miei zigomi e il naso, l'arco di Cupido e il mento con questo illuminante che c'è dentro questa palette Naked che è la Native, se non sbaglio. E poi passiamo alle labbra. Ho voluto fare questo esperimento, ovvero le Candy Lips. Allora, innanzitutto basta prendere del miele, io lo vado a stendere con un cucchiaino su tutte le labbra. Dopodiché in un piattino ho messo dei zuccherini per dolci, in questo caso sono gli zuccherini che ho usato anche nel tutorial della maschera. Vado ad appoggiarci le mie labbra ed ecco qua le Candy Lips. Oh. Per quanto riguarda i capelli è veramente semplicissimo perché vado a mettere un po' di gel in una parte dei miei capelli e vado ad appiccicare dei veri marshmallow. Questi li avevo presi da Tiger, queste appunto decorazioni per dolci e anche un po' di glitter rosa. Non si resta altro che prendere la nostra maschera. A proposito, se non avete visto il video DIY mentre realizzo la maschera insieme a voi, ve lo lascio in info box. Io spero che questo video make-up vi sia piaciuto, lo so che è un po' insolito nel mio canale. Spero che comunque vi sia piaciuto lo stesso, o almeno vi abbia fatto un po' di compagnia. Io vi mando tanti 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 bacini e al prossimo video. Ciao!